sono così, solo un po' perplesso su un fatto, che i fondi di coesione, che sono l'80% al sud e 20% al nord, in tutte le 9 regioni del sud il governo le ha firmate con la regione, con i presidenti di regione, con i sindaci. E qui è la prima volta che invece viene fatto solo con un comune e non con la regione. Diciamo che va bene, sono certo che ci sarà un accordo anche con la regione, perché ci sono tanti comuni che meritano la stessa attenzione del comune di Milano in regione Lombardia, e poi ripeto, i fondi di coesione che nel sud sono stati firmati e estesi a tutte le regioni, io chiedo e chiederò al presidente che prossimamente ci sia una cosa analoga anche con la regione Lombardia, non solo con il comune di Milano. Detto questo, ben vengano risorse a Milano naturalmente, ma la Lombardia non è solo Milano, sono tante città, tanti comuni, piccoli, grandi, che meritano la stessa attenzione per il dissesto idrogeologico, per la mobilità e per il welfare. E per gli immigrati invece? Ha avuto modo di parlare su questo, anche dell'accordo di ieri? Sì, gli consegnerò adesso, saremo a pranzo assieme, gli consegnerò il testo dell'accordo che abbiamo fatto ieri a Genova con la lettera di trasmissione, perché colgo questa occasione per consegnargli il documento che abbiamo fatto ieri, assolutamente. Presidente, c'è un dato politico che dice che il paese non cresce come era nelle attese. Sì, mi pare una smentita delle affermazioni del governo di qualche tempo fa su una crescita miracolosa, che adesso invece i dati dimostrano non esserci. Quindi vuol dire che anche le politiche che il governo ha fatto non sono state così efficaci come proclamato con tanto clamore nei mesi passati, ed è un dato di fatto, vuol dire che comunque l'azione del governo anche da questo punto di vista non ha raggiunto i risultati che il governo si prefiggeva di raggiungere. Presidente, non ho sentito, della Carta di Genova ha parlato col Presidente? Gliela consegnerò adesso, adesso ci vedremo a pranzo, gli consegnerò il documento che abbiamo firmato ieri a Genova, così può leggerselo tornando a Roma oggi pomeriggio. No, però Presidente, un patto per la Lombardia è quello che lei chiede al governo dopo il patto per Milano? Sì, il governo ha firmato nei mesi passati 9 patti con altrettante regioni nel centro-sud, e qui è la prima volta che firma solo con un comune. Ecco, io gli chiedo che lo stesso trattamento fatto per le regioni del sud venga fatto anche per la grande Lombardia, perché in Lombardia c'è Milano, certo, ma non c'è solo Milano, ci sono tanti comuni, tante città che meritano la stessa attenzione che il governo ha dedicato al sud, alle regioni, e al nord solo a Milano finora. Non ho dubbi che ci sarà anche il patto per la Lombardia. Quanto potrebbe valere un patto per la Lombardia quantificato in 2,5 per Milano? 2,5 per Milano, fate i conti, Milano è un terzo città metropolitana, questo è solo per Milano, non per la città metropolitana, ma diciamo Milano è un quarto della Lombardia, quindi almeno per 4. Vale 10 miliardi. Esatto, 10 miliardi per la Lombardia, meno 2,5 per Milano, 7 miliardi e mezzo mancano al conto. Grazie. Vado a chiedergli lì.